Quindi finalmente siamo sul Lago Maggiore alle Hotel Splendide. Che sensazione si prova? Le sensazioni sono buonissime, perché già non è la prima volta che noi veniamo qua al Lago Maggiore. Siamo stati qui l'anno scorso al Grand Hotel Bristol di Stresa, che è lo stesso gruppo della Zacchera, e ci siamo trovati benissimo per tutto, per il comfort di questi hotel e pure del paesaggio, della gente del Lago Maggiore, e che noi ci troviamo veramente bene qua in Italia, specialmente in Piemonte. Queste bandi promozione anche del Piemonte, come giudica la nostra comunicazione attraverso il fiocco rosso che avvolge l'albergo come fosse un pacco regalo? È bellissimo. Già per fare una trasformazione così, ci vuole il tempo e l'idea per comunicare che è un regalo di stare qua, è veramente un regalo. E noi nella comunicazione che l'abbiamo avuto sopra la Facebook, era già una sorpresa di vedere che già era un lavoro intenso, je veux dire en français, molto intenso, e una volontà del gruppo della famiglia Zacchera di andare avanti, perché abbiamo conosciute dei tempi terribili qua in Italia, forse in Europa, anche da noi al Belgio, e che non sapevano come andrai le cose dal mese di giugno, luglio, agosto fino al mese primo giugno. Era per noi una grande difficoltà sapere se le confine d'estate saranno aperto primo, poi come andare in Italia con l'aereo, con la macchina, con il treno. Era molto dei questioni che non c'era veramente una risposta chiara, anzi del governo da noi, dal Belgio, anche del governo della Francia o dell'Italia. Questo è per noi un messaggio chiaro che l'Italia va avanti sui problemi. E vi ringraziamo per le belle parole. Quindi l'Italia e le sue bellezze sono una certezza. Quali motivi l'hanno indotta a scegliere un viaggio sul Lago Maggiore? E i motivi sono diversi. L'accoglienza già dell'Italia, è questa la cultura grandissima dell'Italia, i paesaggi, forse questi sono terribili, e poi la gente, che qua ci siamo veramente della gente con cuore grande, e si vede che l'Italia ha veramente questo coraggio di andare avanti, e noi non possiamo lasciare questo paese sul fianco, perché adesso c'è questa Covid-19 e che l'Italia era la prima a combattere questo virus, e anche tutta la pubblicità che hanno fatto attraverso l'Europa con l'Italia, l'Italia è stata ferita. E noi, il nostro dovere è, quando c'è un amico da noi, come si dice, tu vai a vedere l'amico, con lui sta bene, ma quando lui sta male. Ecco, e noi siamo qui oggi perché l'Italia è un po' male. Ci saremo adesso a guarire, e speriamo per il futuro che abbiamo, troviamo la soluzione con il medico, con il scientifico, per trovare una soluzione, per arrangiare tutte queste cose, per far avanti, andare più sopra l'economia di questa regione, del Piemonte, della Lombardia, del nord dell'Italia, tutta l'Italia. Tutto hanno combattuto, è veramente una guerra, e tutto hanno combattuto un ginocchio per terra, e adesso
ci deve stare in piedi. La Zacchera Hotel ha attuato linee guida e protocolli riguardanti il Covid rispettando le best practice internazionali. In particolare la Zacchera Hotel utilizza il robot a raggi UV per sanificare le camere, unica nel panorama alberghiero italiano. Lei come valuta il tema della sicurezza nella scelta della sua vacanza? Allora, questa è la nostra scelta di stare qua in Italia, perché per noi è molto importante. Ci sono tanti paura da noi, al Belgio, anche in Italia, anche in Francia. E con l'investimento che hanno fatto il gruppo Zacchera, che non è niente, un investimento molto importante, hanno fatto la scelta della sicurezza per il loro personale e per i loro clienti. Questo è veramente un messaggio che da noi molto importante, e per questo che abbiamo fatto la scelta di stare qua in questo hotel, perché siamo sicuri che siamo come a casa, in sicurezza. Ce que je voudrais dire aux auditeurs, c'est que l'Italie a beaucoup souffert, et l'Italie a été la première à souffrir de ce terrible Covid-19. D'autres pays ont suivi. La France, la Belgique, l'Espagne, l'Angleterre, et j'en passe. Beaucoup de mauvaises publicités ont aussi été dites à travers l'Italie. Mais il faut aussi voir les choses positives. L'Italie est en train de se redresser. L'Italie a eu un genou à terre, c'est vrai. L'Italie aujourd'hui se redresse. On voit, le gouvernement a mis les moyens et les hôteliers se sont réunis pour trouver des solutions avec le gouvernement. Le groupe Zacchera a investi dans des machines pour éradiquer ce fameux virus à travers les locaux communs de ces hôtels, mais aussi des chambres. L'investissement a été important. Ce sont les seuls, d'ailleurs, en Italie, aujourd'hui, à avoir ce type de matériel, mis à part bien sûr les hôpitaux. C'est un signal fort que le groupe Zacchera veut donner aux étrangers, à nous les Belges ou Français, mais aussi aux Allemands et au reste de l'Europe, de dire que nous avons des solutions aussi en Italie. Le problème a été grave, oui, l'Italie a été blessée, aujourd'hui l'Italie recouvre ses blessures. Il faut continuer à venir en Italie, il faut continuer à voyager avec les mesures de sécurité, bien sûr. On nous met les moyens et tous les moyens de sécurité à travers cet hôtel pour parvenir justement à se protéger et à ce que nous, les touristes, nous puissions passer des vacances naturelles, normales, comme les autres années. Par expérience, j'ai fréquenté le groupe Zacchera et l'hôtel Bristol à Stresa l'an dernier, et déjà à l'époque, les mesures d'hygiène et de sécurité étaient déjà au top niveau. Raison pour laquelle, aujourd'hui, je reviens sur Baveno, sur l'hôtel Splendid, où des investissements colossaux ont été faits pour justement nous mettre, nous et le personnel, en sécurité. Je vous dirai, venez sur le lac Majeur, venez dans un des hôtels du groupe Zacchera et vous verrez de par vos yeux que ce que je vous annonce, c'est la vérité. Bienvenue à Stresa, bienvenue au lac Majeur et bienvenue à Baveno. Also ich muss ja sagen, hier in Italien, das Bilderbuch Wetter, das Bilderbuch Landschaft, das ist ja so schön. Man hat Berge, Wasser, alles ist ganz toll hier. Und also die Zacchera-Gruppe, Hotelgruppe, hat ja wirklich alles in Bewegung gesetzt, um hier wirklich alles zu desinfizieren. Das ganze Hotel, die Zimmer sind einwandfrei. Ich arbeite im medizinischen Bereich und ich kann Ihnen sagen, hier ist es so sauber wie in einem Krankenhaus. Man hat ja auch Roboter hier, wo also mit UV-Strahlen die Viruserkrankung sozusagen und die Zimmer und die ganzen Räume keimfrei hier
machen und das ganze Personal respektiert, also die ganzen Regeln, wo man ja auch jetzt gelernt hat, man muss Maske aufsetzen und distanziert sein. Und ich muss also sagen, ich fühle mich hier unheimlich wohl und ich sehe, also Urlaub ist möglich ohne Risiko.